sondare, quindi. Sì, Sì, certo. ok. Allora, buon pomeriggio a tutti. Sono Mohamed Magnir della clinica pediatrica dell'Istituto Gaslini. Benvenuti al terzo e ultimo per il 2020 appuntamento dell'Accademia di Pediatria, che prevede oggi una sessione sulla revisione della letteratura in endocrinologia e diabetologia. Avremo quattro interventi da parte di quattro medici in formazione specialistica con quattro argomenti differenti e saranno accompagnati da quattro tutors che daranno il loro messaggio finale. I medici in formazione sono il dottor Emilio Casalini e tutor sarà la professoressa di oggi Natasha, la dottoressa Marta Bassi con il tutor dottor Nicola Minuto, e il dottor Alessandro La Rosa con tutor dottoressa Anna Allegri e poi la dottoressa Maria Carla Giarratana con tutor la dottoressa Flavia Napoli. Ovviamente il denominatore comune di questa sessione di oggi è rappresentato da quelle che sono le novità terapeutiche in endocrinologia e diabetologia e in particolar modo quelle che sono considerate oggi orphan drugs. L'apporto di questa revisione è estremamente importante perché le nuove terapie sono terapie che per i prossimi anni accompagneranno i pediatri specialistici, ma anche i pediatri ospedalieri e i pediatri di libera scelta. Sono novità che dovranno essere certamente condivisi. I quattro argomenti, come vedrete, il primo riguarda certamente quello che è una terapia innovativa ed è stata approvata dall'AIFA recentemente, sono tutte terapie approvate tra il 2018 e il 2020. La prima relazione si tratta di un anticorpo bloccante l'azione dell'FGF23 per la terapia dell'ipofosfatemia, in particolar modo quella legata all'ICS. Ed è stata approvata dall'FDA nel 2018 non solo per questa condizione, ma anche per una condizione ultrarara in età pediatrica, molto più frequente nell'adulto, che riguarda una osteoporosi paraneoplastica, quindi quella che viene definita TIO. Un altro argomento che sarà affrontato dal secondo medico in formazione riguarda l'ipoglicemia grave, e anche questo. Il glucagone è stato approvato nel 2019, nel luglio 2019 dall'FDA. A questo seguirà poi un'altra terapia che riguarda una displasia scheletrica ed è stata approvata nel settembre 2020 dall'FDA e questo ovviamente è una condizione che vedremo a sua volta rinnova lo scenario di alcune terapie. E l'ultima riguarda l'idrocortisone in granuli che viene per la prima volta approvato nel settembre 2020, anche questo in Europa e dall'FDA per la terapia delle insufficienze surrenaliche. Pertanto darei la parola al primo relatore, il dottor Emilio Casalini, che presenterà la parte che riguarda l'ipofosfatemia. Grazie Emilio e mi raccomando, stando nei tempi. Condivido subito lo schermo. Allora, un attimo solo. Allora, me lo sta caricando. Mi sentite? Ci sentiamo. Mi sta ancora caricando intanto? Allora, intanto mi presento, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di questo webinar. Se potete silenziare i microfoni.
Allora, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di questo webinar, sono Emilio Casalini. Allora, aspettate che come posso far avviare la presentazione, Michele? Noi la vediamo adesso, probabilmente hai aperto il file senza condividere PowerPoint. Sì. Quindi, ok, ho aperto il file. No, ok, ma non lo vedete? Sì, noi vediamo la prima diapositiva. Ok, il file è aperto. Però probabilmente tu hai fatto condividi e poi hai scelto file, non l'applicazione. Come consiglio, okay, dovresti fare come abbiamo fatto oggi nella prova. Ma non me lo dà come oggi nella prova. Non lo dà come oggi nella prova. Share file o new whiteboard. Non mi sta dando... Ok, aspetta che provo un attimo a chiudere questo e ti ricondivido vedendo. Prova ora. Ok, io ho il file aperto sotto. Ok. Con la presentazione, lo vedete? No, devi scegliere adesso il file, se ce l'hai aperto sotto, quando fai condividi, ora ti dovrebbe far scegliere. Ok, ora me lo fa scegliere, perfetto. Ok, ora ingrandisci e vai pure. Scusatemi. Allora, grazie mille al professor Magnie per l'introduzione e alla professoressa Di Giorgi per avermi dato la possibilità di fare questo intervento. Un caro anche buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di questo webinar. L'argomento di cui vi parlerò oggi, come vi ha detto il professor Magnie, è il raffitismo ipofosforemico X-linked e in particolar modo vi presenterò i risultati di questo trial clinico che è stato pubblicato sull'Lancet a giugno del 2019, in cui è stata confrontata in una popolazione pediatrica la terapia convenzionale per l'XLH con il burosumab, questo nuovo anticorpo monoclonale entrato in commercio e approvato da AIFA proprio nel 2018. Ho bisogno però di darvi qualche informazione sull'XLH. Questa patologia è il più comune disturbo da perdita renale di fosfati a trasmissione ereditaria. Viene trasmesso con una modalità X-linked dominante ed è causata da delle mutazioni nel gene FEX. Queste mutazioni, per motivi ancora non propriamente e completamente noti, portano a un'aumentata secrezione di FGF23. L'FGF23 ha una particolare azione a livello renale, che è quella di operare una down-regolazione dei trasportatori sodio-fosforo presenti a livello del lume apicale del tubulo prossimale, determinando quindi una riduzione nel riassorbimento dei fosfati renali, con conseguente fosfaturia abbondante. L'altra azione dell'FGF23 è quella di andare a ridurre la produzione di 1,25 OH2 vitamina D, quindi la forma attiva della vitamina D, e opera questa riduzione andando a promuovere l'idrossilazione in posizione 24, che codifica quindi e che produce una molecola inattiva. Il quadro clinico del raffitismo ipofosforemico X-linked è molto variabile ed è caratterizzato da bassa statura, dalle lesioni radiologiche tipiche del raffitismo, da un ritardo nella deambulazione e da deformità a livello degli arti inferiori, oltre ovviamente a problematiche dentarie di vario tipo, che vanno da malposizioni fino alla comparsa anche di ascessi. La terapia convenzionale dell'XLH si è basata da sempre sulla supplementazione con sali di fosfato, multiple somministrazioni giornaliere fino anche a 4-5 volte al giorno e la somministrazione di forma attiva di vitamina D. Potete capire benissimo come somministrare 4-5 volte al giorno un farmaco e 1-2 volte al giorno un altro farmaco creasse un enorme discomfort sia nel paziente che nella famiglia. Ma il discomfort non era solo del gruppo familiare, ma era anche del pediatra endocrinologo che si trovava a dover modulare molto spesso la terapia per non incorrere in eccessivo rialzo o soppressione del paratormone che potevano anche aggravare le lesioni ossee o il quadro clinico. Inoltre la terapia convenzionale
era gravata da effetti avversi a lungo termine severi come la nefrocalcinosi e l'iperparatiroidismo terziario, che in alcuni casi richiedeva anche o la paratiroidectomia, oppure la terapia con calcio mimetici. Ecco perché il 2018, ecco perché ho definito il 2018 come l'anno della rivoluzione, correlata al burosumab. Questo farmaco è un anticorpo monoclonale della classe IgG1 diretto contro, l'FGF23. Viene somministrato sottocute una volta ogni 2 settimane e, le reazioni avverse più comuni che può dare sono prevalentemente a livello locale, con delle reazioni nel sito di iniezione. E invece più raramente osserviamo mal di testa o dolore a livello dell'estremità. Qua vi riporto 2 trial che rappresentano un po' la base di fatto anche del trial che io stesso vi citerò e che sono stati pubblicati rispettivamente su Lancet e sul New England Journal of Medicine a maggio del 2018 e a marzo del 2019. E sono 2 trial in cui viene dimostrata in 2 coorti pediatriche, una dai 5 ai 12 anni e una dagli 1 ai 4 anni, l'efficacia e la sicurezza del burosumab. Veniamo ora al nocciolo, della mia presentazione. Ecco qua, il nostro trial, è il First Active Control Trial che, è stato, fatto in una popolazione pediatrica dagli 1 ai 12 anni, per, 64 settimane, in cui si è andato a valutare l'efficacia del burosumab, dello switch a burosumab versus la prosecuzione della terapia convenzionale. L'endpoint primario dello studio era andare a valutare l'eventuale miglioramento o peggioramento delle lesioni radiologiche del rachitismo alla settimana 40 e alla settimana 64, utilizzando il Radiographic Global Impression of Change. Che cos'è, questo strumento, questa modalità di valutazione? Semplicemente gli sperimentatori hanno, centralizzato le radiografie di polso e ginocchio. E a ciascuna radiografia, in particolar modo ai cambiamenti rispetto alla radiografia precedente, è stato attribuito un punteggio. Questo punteggio andava da un meno 3 a un più 3 a seconda che ci fosse stato un peggioramento oppure un miglioramento. Gli endpoint secondari invece dello studio riguardavano sia dei parametri radiologici, come la valutazione della deformità degli arti inferiori, cambiamenti nel Thatcher Ricketts Severity Score, che è un altro score radiologico che tra poco vi presenterò, oppure delle variazioni nei parametri antropometrici, in particolar modo la lunghezza o l'altezza dei pazienti, e infine dei parametri laboratoristici, come la valutazione della fosforemia a digiuno, dell'attività della fosfatasi alcalina e dei valori di vitamina D. Ecco, qui prima vi parlavo del Thatcher Ricketts Severity Score. Questo score, a differenza del Radiographic Global Impression of Change, è uno score in cui il miglioramento è dato da un abbassamento dei valori rispetto al baseline, ma dopo nei risultati capirete meglio quello che vi ho appena detto. Qua in questa diapositiva vi ho enunciato tutti i criteri di inclusione e tutti i criteri di esclusione. Mi piace sottolineare come fra i criteri di inclusione fosse necessario l'aver fatto una terapia convenzionale per almeno 6 mesi nei bambini al di sotto dei 3 anni e per almeno un anno nei bambini al di sopra dei 3 anni. Tutti i pazienti candidati a poter entrare all'interno del trial dovevano fare 7 giorni di washout dalla terapia convenzionale, dopodiché, attraverso una randomizzazione fatta a computer, i pazienti sono stati assegnati alle 2 categorie. 29 sono stati randomizzati allo switch al burosumab e 32 sono stati invece randomizzati alla prosecuzione della terapia convenzionale. E ecco qua i risultati dell'endpoint primario. Potete vedere come alla settimana 40 già, il Radiographic Global Impression of Change mostrasse dei sensibili miglioramenti nel gruppo dei pazienti che hanno fatto terapia con burosumab. Questi miglioramenti venivano confermati alla settimana 64. Invece il miglioramento dei pazienti in terapia convenzionale è il risultato ovviamente più scarso alla settimana 40 e l'aumento della prosecuzione dei miglioramenti era inferiore rispetto a quella del gruppo in terapia con burosumab. Andando avanti possiamo vedere come rispetto al baseline il Thatcher Ricketts Severity Score diminuisse nei pazienti in terapia con burosumab. La diminuzione c'era già a partire dalla settimana 40
e si confermava anche alla settimana 64. Passando poi alle valutazioni biochimiche, quindi analitiche, si può vedere come già precocemente, quindi prima della sedicesima settimana, ci fosse una diminuzione nei valori di fosfatasi alcalina nei pazienti in terapia con burosumab. A partire dalla quarantesima settimana, il valore di fosfatasi alcalina tornava all'interno dei limiti della norma in questi pazienti, mentre invece i pazienti in terapia convenzionale non arrivavano mai a avere valori normali di fosfatasi alcalina. Stesso discorso può essere fatto anche per la fosforemia. Vedete, fin nella prima settimana, il rialzo della fosforemia all'interno dei valori di normalità. Tra l'altro, questo ha anche delle implicazioni cliniche perché richiede il dosaggio del fosforo a digiuno dopo una settimana dall'avvio del burosumab, per il rischio addirittura di una iperfosforemia. Il picco di incremento del fosforo si registrava appunto a livello della settimana 1 e se ne registrava uno inferiore a livello della settimana 33. Mi piace ancora una volta sottolineare come i pazienti in terapia convenzionale non raggiungevano mai valori di fosforemia nei limiti della norma. Stesso discorso anche per la vitamina D, per la formativa, possiamo vedere, scusate, sento qualcuno con i microfoni sotto. Scusate se li potete spengere. Per i valori di vitamina D vediamo come l'incremento dei valori di 1,25 di idrossivitamina D fosse brillante già fin dalla prima settimana e come i valori di vitamina D attiva, diciamo, fossero sempre superiori nei pazienti in terapia con burosumab rispetto alla terapia convenzionale. Infine, vi voglio far vedere anche, scusatemi, infine vi voglio far vedere anche come ci fosse un incremento nella lunghezza barra altezza dei pazienti di 0,2 deviazioni standard al termine del periodo di osservazione, quindi alla settimana 64. E si pensa che questo minimo incremento nella lunghezza barra altezza dei pazienti sia determinato dal fatto che il burosumab riesce a curare anche le alterazioni ossee in questi pazienti. L'ultimissimo punto riguarda anche il 6-minute walking test. Non rientra fra gli endpoint secondari di questo studio, perché sarà oggetto di future pubblicazioni, ma i pazienti in terapia con burosumab avevano delle performance motorie che erano superiori rispetto a quelli in terapia convenzionale. Quindi in questa slide sono riportate le conclusioni. Vi ricordo, primo studio di fase 3 in cui viene dimostrata l'efficacia della terapia con burosumab in pazienti di età da 1 ai 12 anni versus la terapia convenzionale. Il burosumab è attivo precocemente, quindi fin dalla settimana 40, nel migliorare le performance muscoloscheletriche e l'aspetto radiologico di questi pazienti, nonché ovviamente è estremamente efficace nel migliorare quelli che sono gli aspetti analitici, come la fosforemia a digiuno, i valori di fosfatasi alcalina e di vitamina D. Qua trovate la bibliografia con tutti gli articoli di riferimento. Io vi ringrazio per l'attenzione e rimango a disposizione per le vostre domande. Grazie, grazie Emilio per la presentazione e per aver rispettato i tempi. Abbiamo inteso questa sessione di un'ora e mezza, come ho detto prima, come un intervento di quattro medici in formazione e poi un commento da parte di chi nella vita reale segue questi pazienti in modo da trasferire agli ascoltatori e a chi partecipa. Qual è l'impatto di queste terapie? Perché è un impatto estremamente importante. Ovviamente dopo il commento dalla professoressa di oggi si può aprire la discussione se avete delle domande o dei chiarimenti. Nel frattempo vi chiederei una preghiera di disattivare il vostro audio durante la presentazione. Darei la parola adesso alla professoressa di oggi per la parte che riguarda il take-home message. Allora, bravissimo Emilio, è stato veramente chiaro. Io adesso cercherò di condividere, sono proprio quattro di diapositive di take home message. Voi vedete il mio. No, non vediamo niente. Caricando qualcosa, probabilmente sta succedendo la stessa cosa che ha fatto Emilio. Vabbè, posso andare di parole senza. Ok,
Ok, adesso sta facendo le vedere le diapositive dei video. Dei video? No, di Emilio. Ah, di Emilio? Perché le mie sono attaccate in fondo, però in realtà mi danno risposta. Niente. Parlo perché non, se non ho un supporto tecnico di non riuscire a prendere. Allora, per i design, tre aspetti. Uno è l'aspetto reale di un ragazzo con autismo. Ci sono degli aspetti che chiaramente ci ha rappresentato e poi adesso vedete me o vedete la condivisione del video? Vediamo te, si sente anche male. Allora, cercherò semplicemente di parlare il più vicina possibile al microfono. Quindi l'aspetto della vita di un bambino psicotecnico è quello chiaramente di una compromissione dal punto di vista scheletrico. Quindi diceva giustamente Emilio, sono deformazioni non solo in valgismo, ma in varismo, oppure anche a colpo di vento, quindi un arto inferiore in varismo e l'altro arto in valgismo. Dobbiamo pensare a un bambino che ci arriva anche con basta, però fare a meno anche di ricordarci gli aspetti che vengono chiamati un po' sneaky, subdoli, tra cui la cranio-sfenoide, la siringomielia e gli aspetti poi anatomici di cui appunto parlava Emilio, in particolare ascessi, ma possono essere proprio dei riassorbimenti ossei a carico di mandibola e mascella, che sono ascessi a sé. Quindi dal punto di vista clinico non c'è solo un rachitismo, ma ci sono delle formazioni peculiari e cose particolari, appunto come craniostenosi e siringomielia. L'altro punto era il motivo, quindi abbiamo visto tutti che è dato da una perdita renale di fosfati, quindi attenzioniamo ovviamente quello che è l'esame urine, quindi dobbiamo identificare una perdita tramite quello che è il riassorbimento tubulare del fosforo. Quindi sempre, diciamo, nel momento in cui sospettiamo aggiungere come quiedito ovviamente la valutazione di creatinina e fosforemia nel sangue in associazione sempre lo stesso giorno, meglio la stessa mattina, 2 ore dopo il prelievo, un dosaggio di fosfaturia e creatinuria su uno spot urine, basta uno spot, quindi la diagnosi nel momento in cui c'è la lampadina, il dubbio è rapidissima. E l'altro discorso è dal punto di vista biochimico l'attenzione, come giustamente si sollevava con questo lavoro, sulla fosfatasi alcalina, sulla fosforemia, e la enorme differenza che i due trattamenti, quello convenzionale e quello con burosumab, fanno, ovvero la fosforemia non è mai corretta con la terapia convenzionale, è invece, come avete visto, addirittura in alcuni momenti alta per poi normalizzarsi o attestarsi a un livello medio-basso, e quello che poi guida anche l'incremento della dose, si parte da 0,8 mg al giorno e si va a salire di 0,4 mg al giorno a seconda appunto del valore della fosforemia. L'altro dato è la fosfatasi alcalina, questa vi aiuterà a dirimere se siamo davanti a un rachitismo ipofosforemico o ipocalcemico, perché solo nel secondo caso avremo delle fosfatasi alcaline stellari, non lo saranno mai nel rachitismo ipofosforemico. Abbiamo questa novità che è incredibile, perché davvero l'osso guarisce e guarisce come avete visto molto velocemente, cosa che non si riesce mai a realizzare completamente con il trattamento standard, anche condotto per anni e anni, anche con la migliore delle compliance e il migliore dei frazionamenti terapeutici. Quindi questa è sicuramente una novità incredibile, allo stato attuale non è ancora estesa a tutti i pazienti, probabilmente ci arriveremo, in questa fase in Italia sono stati iniziati trattamenti nei casi più gravi, quindi bambini che ad esempio erano un pochino più grandi o che avevano sviluppato tutte quelle complicanze che vi ho prima enunciato o che hanno delle deformazioni molto severe con plurimi interventi,
si arriva a 8-10 interventi ortopedici per queste deformazioni. Quindi ringrazio ancora tantissimo Emilio, e se ci sono veramente delle domande o curiosità da fare Emilio, prego. Grazie, grazie Natasha. Qualcuno ha sollevato il problema che le slide non scorrono, ma purtroppo per problemi tecnici il take home message non, sulle diapositive non è stato possibile visualizzarlo. Non vedo al momento delle domande, per cui certamente questa è una terapia che migliora anche l'aderenza alla terapia, perché invece di fare un farmaco 4-6 volte al giorno, Emilio se ne fa una o due settimane, quindi ci sono molti aspetti di accettazione della terapia. Io direi, posso fare io una domanda? Certo, vai. Angelo Navelli, no, mi sono preso la libertà di fare attraverso il microfono. Vai Angelo. No, brevemente, tanto vi complimento con Emilio, con Natasha, con il professor Magni per la scelta di questi studi. E vedete, anch'io ricordo molto bene l'esperienza con i fosfati, i bambini erano costretti ad assumere 6 volte al giorno c'era più conforto. I tempi in cui ero a Pavia ci occupavamo di questo, sì, è un progresso enorme. La domanda quando e come prevedete che entrino nella pratica clinica? Ahimè, c'è un po' di disturbo di fondo, mi dispiace. Quando prevedete che entrino nella pratica clinica questo farmaco, la cura dei bambini? Immagino dovrà essere iniziato il più precocemente possibile. Allora, forse in questo caso magari Natasha puoi fare la domanda? Sì. Sì. Allora sì, allo stato attuale si può iniziare sicuramente nei bambini sotto i 10 anni, il messaggio attualmente è ancora un farmaco sottoposto a registro, e quali sono raccolti dati poi di safety. Vi posso assicurare che i bambini che abbiamo hanno sviluppato neanche la reazione locale, per cui allo stato attuale diciamo possiamo dire che è estremamente maneggevole. Secondo me entrerà nella pratica clinica molto rapidamente, ma i costi devono anche abbassarsi, cioè sono dei costi molto molto alti, e questo è il motivo per cui allo stato attuale non è stato ancora esteso a tutti i pazienti attualmente con diagnosi, ma quelli che vanno meglio, quelli che in realtà hanno corretto le loro deformazioni allo stato attuale sono ancora in attesa di, insomma, di iniziarlo, però nell'arco dei prossimi 12 mesi forse tutti i bambini in Italia verranno messi su burosumab. Certo, se uno fa il rapporto costi-benefici, so, tra 6-7 interventi chirurgici successivi e una terapia per carità anche costosa, non so quale delle due, anche delle due situazioni pesi di più sul sistema sanitario nazionale, in termini economici. Sì, penso che il totale vinca ancora il burosumab in termini di costo, però insomma. In questo momento stanno anche aprendolo agli adulti con rachitismo ipofosfatemico, perché purtroppo la qualità di vita è pessima di queste persone, già molto precocemente soffrono di dolori e entesopatie molto molto severe, e questo farmaco cambia la qualità di vita, quindi di fatto questo è un altro aspetto assolutamente importante, e penso che quando si avranno più dati sulla popolazione adulta probabilmente questo farà un'ulteriore differenza. Sì, Angelo, Natasha ti ha risparmiato a tutti la fatica di registrare questi bambini su AIFA, perché sicuramente anche questo è un deterrente, certamente, se non per i casi severi attualmente. Va bene, quindi a questo punto... C'è una domanda nel chat. La sto leggendo, osservate reazioni Emilio legate ad anticorpi endogeni anti-burosumab. Allora, intanto ringrazio per la domanda, che è un punto interessantissimo. Se si vanno a leggere le conclusioni dell'articolo che vi ho presentato, gli autori segnalano che in 3 pazienti sono stati dosati anticorpi antifarmaco, ma questi anticorpi antifarmaco non hanno avuto ripercussioni cliniche nei pazienti, quindi sicuramente sarà da tenere in considerazione ovviamente il monitoraggio, l'eventuale dosaggio di anticorpi antifarmaco, ma
questo dosaggio al momento non ha ripercussioni cliniche. E grazie per la domanda, perché era assolutamente super pertinente. Grazie, vorrei ringraziare Emilio e Natasha, vi chiederei di rimanere con noi, perché se qualcuno dei partecipanti volesse comunque alla fine o durante le altre presentazioni fare delle domande di chiarimento, li possiamo discutere al termine. Grazie. Adesso passiamo alla seconda relazione, che prevede l'intervento della dottoressa Marta Bassi e come tutor il dottor Nicola Minuto. In attesa che si preparino le diapositive, l'argomento riguarda soprattutto l'uso del glucagone in polvere nasale, che è stato recentemente approvato dalla Food and Drug Administration, come dicevo, nel luglio 2019. E come sapete l'ipoglicemia è una di quegli incubi delle famiglie che hanno diabete mellitus di tipo 1. Se Marta è pronta, lascerei a lei la parola. Buonasera a tutti, sono Marta Bassi, specializzata in pediatria, e oggi vi parlo del glucagone nasale, che è una nuova possibile terapia per le ipoglicemie severe. Vedete tutti le mie slide? Sì, sì, si vedono. Ok, perfetto. Allora, negli ultimi anni si è assistito, grazie all'innovazione e all'avanzamento delle tecnologie, a un miglioramento enorme del controllo glicemico dei pazienti affetti da diabete di tipo 1, tanto che le società internazionali hanno abbassato quello che è il target glicemico per definire un buon controllo. Naturalmente però un controllo glicemico ottimale, sempre più stretto, porta come rischio associato quello dell'ipoglicemia. L'ipoglicemia può essere lieve quando la glicemia è sotto 70 mg decilitro, può essere moderata sotto i 54 mg decilitro e invece viene definita severa quando si tratta di un episodio di ipoglicemia indipendentemente dal valore, associato a sintomi neuroglicopenici importanti, come anche le convulsioni e il coma, e che richiedono l'intervento di una persona esterna per risolvere l'episodio. L'incidenza delle ipoglicemie severe varia molto negli studi riportati in letteratura ed è tra i 5 e i 20 casi per 100 pazienti l'anno. Anche se c'è da dire che nella popolazione pediatrica, grazie all'utilizzo su larga scala del monitoraggio continuo delle glicemie, che permette di prevedere e anticipare questi episodi, questa incidenza nel corso degli anni sta tendendo a diminuire. L'ipoglicemia severa è un evento che mette a rischio la vita e che ha degli effetti negativi sia nel momento in cui accade, quindi in acuto, sia a lungo termine. In particolare a lungo termine va a determinare una ridotta qualità della vita, problemi a livello sociale, problemi sul lavoro, anche banalmente nella guida dei veicoli, può portare al declino cognitivo e soprattutto si associa anche alla paura. La paura dell'ipoglicemia è un qualcosa che è molto frequente nei pazienti e anche nei loro genitori e che è in parte anche associata a quello che è l'unico strumento che per tanto tempo è stato disponibile per trattare questi episodi a domicilio, che è il glucagone intramuscolo. I kit di glucagone intramuscolo sono kit che, come vedete, contengono multipli componenti e la cui somministrazione prevede molti step. Innanzitutto il glucagone va preparato, poi va ricostituito perché la polvere non è stabile in componente liquida, quindi vanno riunite le due parti, va dosato perché sotto i 25 kg va somministrata mezza fiala, sopra i 25 kg va somministrata la fiala intera e poi va iniettato. Ovviamente in una situazione di agitazione e stress per il caregiver nell'affrontare questa situazione, tutti questi passaggi possono essere macchinosi, possono portare ad errore e allo stesso tempo l'iniezione è una modalità di somministrazione che spesso genera paura e viene associata a un atto medico. Quindi per molto tempo si è studiato quale potesse essere una via alternativa di somministrazione del glucagone. Ed è oggi appunto disponibile in commercio il glucagone nasale. Il glucagone nasale è un glucagone in polvere che può essere somministrato attraverso le narici. È uno strumento compatto, portatile, a uso singolo ovviamente, pronto all'utilizzo, quindi non serve ricostituzione o preparazione del farmaco.
viene assorbito passivamente, quindi naturalmente è adatto anche nei casi in cui il paziente ha perso conoscenza e quindi non è collaborante, e può essere utilizzato anche in caso di sintomi respiratori e congestione nasale. Può essere conservato a temperatura ambiente, anche questo è un ottimo vantaggio. Il glucagone nasale è iniziato ad essere ideato e studiato a partire dagli anni 80, i primi studi poi di comparazione col glucagone intramuscolo sono del 2015-2016. Questo studio che vi presento è il primo studio di comparazione di efficacia tra glucagone nasale e glucagone intramuscolo, è uno studio pubblicato su Diabetes Care nel 2016, che include pazienti tra i 4 e i 17 anni affetti da diabete di tipo 1 e va a valutare l'efficacia dei grafi farmaceutici come risposta glicemica di aumento di almeno 25 mg decilitro dal momento in cui la glicemia è più bassa, cioè il momento del nadir, a 20 minuti dopo la somministrazione del glucagone. Naturalmente per motivi etici non è stato possibile per questo studio indurre ipoglicemie severe nei pazienti, quindi semplicemente questi bambini restavano a digiuno dalla sera precedente, poi si recavano in ospedale, si aumentava la quota di insulina basale che veniva somministrata e quando la glicemia scendeva sotto gli 80 mg decilitro si aspettavano 5 minuti e poi si somministrava il glucagone nasale. I pazienti erano suddivisi in tre gruppi per età, erano pazienti soprattutto bianchi non ispanici con una glicata media di 8 e soprattutto utilizzatori di pompe insuliniche. Questo è il disegno dello studio. Il disegno dello studio prevedeva appunto per i gruppi 1 e 2, quindi per i pazienti tra i 4 e gli 8 anni e per i pazienti tra gli 8 e i 12 anni, una randomizzazione 2-1, per cui 12 pazienti ricevevano alla visita 1 il glucagone nasale da 2 o da 3 mg e alla visita 2 il glucagone nasale ma all'altro dosaggio, mentre 6 pazienti ricevevano glucagone intramuscolo solo alla visita 1. Invece nel gruppo 3, quindi quello con i pazienti tra i 13 e i 17 anni, la randomizzazione era 1-1 e quindi se i pazienti ricevevano glucagone nasale alla visita 1 e glucagone intramuscolo alla visita 2 e viceversa. Per quanto riguarda il successo terapeutico, quindi l'aumento dei 25 mg decilitro di glicemia, tutti i trattamenti hanno ottenuto il successo desiderato, eccetto in un bambino di 6 anni che si è soffiato il naso dopo la somministrazione del farmaco, quindi naturalmente non ha funzionato. Alla visita 2, quando questo è stato risomministrato all'altro dosaggio, invece si è ottenuto il successo terapeutico. Questi sono i grafici invece che mostrano l'andamento, quindi la farmacocinetica del farmaco, del glucagone nasale. Quello che possiamo osservare, vedete in grigio l'intramuscolo, in rosso il glucagone nasale da 3 mg e in giallo quello da 2 mg. Quello che possiamo osservare è che tra i 4 e gli 8 anni i due dosaggi di glucagone nasale ottengono effetti praticamente sovrapponibili. Tra gli 8 e i 12 anni vediamo che il glucagone nasale da 2 mg non ottiene un effetto paragonabile a quello da 3 mg, mentre tra i 12 e i 17 anni abbiamo glucagone nasale comparabile a glucagone intramuscolo. Quindi in termini di efficacia e anche di dosaggio, con questo studio si è concluso che per tutti i pazienti è adeguato ed efficace un dosaggio di 3 mg di glucagone nasale. Questo è molto importante perché l'unicità del dosaggio permette di evitare quelli che possono essere poi gli errori di somministrazione, quindi rende più agevole l'utilizzo del farmaco. L'altra cosa che possiamo notare in questi grafici è che il glucagone nasale porta a un aumento dei livelli di glucagone ematico un pochino ritardato rispetto al glucagone intramuscolo, ma questo è un effetto che è ampiamente superato, come vediamo dopo, dalla rapidità e dalla facilità di utilizzo del device. Questo è il profilo di sicurezza del glucagone nasale rispetto all'intramuscolo, naturalmente compaiono dei sintomi nasali che nell'intramuscolo non sono presenti, la nausea e il vomito possono essere effetti collaterali ma un po' ridotti rispetto a quello che succede col glucagone intramuscolo.
Questo è un altro studio molto importante del 2018, pubblicato su Pediatric Diabetes, che mostra l'utilizzo real world del dispositivo e che ha l'obiettivo di valutare l'efficacia e la facilità di utilizzo del glucagone nasale da 3 mg negli episodi di ipoglicemia moderata e severa, però nel contesto della vita reale, quindi a casa oppure a scuola. A questo studio hanno partecipato bambini e adolescenti tra i 4 e i 18 anni, i ragazzi e anche i loro genitori erano istruiti su come utilizzare il glucagone nasale ed erano istruiti alla compilazione di questionari che permettevano di valutare il tempo di somministrazione, permettevano di valutare come si modificavano le glicemie nei minuti successivi alla somministrazione, permettevano di valutare l'efficacia definita come ritorno allo stato normale entro 30 minuti dalla somministrazione e di valutare la facilità di utilizzo dei kit e del dispositivo. In questo studio si sono osservati 33 eventi ipoglicemici moderati e in tutti gli eventi i pazienti sono ritornati allo stato normale entro 30 minuti e in particolare nel grafico sotto vediamo le modifiche dei valori glicemici, quindi abbiamo una glicemia media al momento della somministrazione del glucagone nasale che era di 56 mg decilitro, a 15 minuti dalla somministrazione diventava in media 114 mg decilitro. Questo invece è il grafico che rappresenta le risposte ai questionari. Il dato sicuramente molto importante che ci tengo a sottolineare è quello della prima parte, in cui appunto emerge che nella totalità dei casi il glucagone nasale viene somministrato entro 2 minuti e in più della metà dei casi entro 30 secondi. E questo è molto importante perché appunto, come dicevamo prima commentando i grafici, se il glucagone nasale ci mette un po' più tempo, qualche secondo in più ad agire a livello ematico, è anche vero che viene somministrato molto più rapidamente, quindi questo effetto diciamo bilancia il ritardo. Per quanto riguarda la facilità di utilizzo, vedete le percentuali molto alte di soddisfazione e di facilità di utilizzo del dispositivo, così come di comprensione dei kit di istruzioni. Per quanto riguarda gli effetti collaterali, quasi nella totalità dei casi c'erano sintomi di nasale discomfort risolti entro un'ora dalla somministrazione, 1 su 2 ha avuto mal di testa, 1 su 5 ha avuto nausea, raramente i pazienti invece hanno avuto vomito. Questa è un'ultima slide che riguarda un altro studio che mi sembrava molto importante per le ricadute cliniche poi dell'utilizzo di questo dispositivo. Questo studio è uno studio del 2017 di simulazione in cui venivano simulate su dei manichini degli episodi di ipoglicemia grave e si valutava la somministrazione efficace di glucagone intramuscolo o glucagone nasale da parte di caregiver istruiti oppure di persone non istruite, anche perché nel contesto della vita reale le ipoglicemie severe possono succedere a scuola, possono succedere a casa, ma possono succedere anche in ambienti in cui non c'è nessuno di istruito e quindi magari c'è qualcuno che deve intervenire seguendo le istruzioni che può trovare a disposizione. Quello che si è osservato, come vedete, è che il glucagone intramuscolo veniva somministrato in maniera corretta e alla dose adeguata solo dal 13% dei caregivers e il 50% addirittura non somministrava la dose, mentre tra le persone non istruite nessuno la somministrava correttamente e addirittura l'80% non la somministrava affatto. Tra l'altro in questo gruppo c'era il problema che spesso accadeva che qualcuno somministrasse l'insulina anziché il glucagone intramuscolo per la via di somministrazione simile. Per quanto riguarda il glucagone nasale, vediamo che sia per i caregiver istruiti che per il personale non istruito, nel 93-94% dei casi veniva somministrata la dose e veniva somministrata al dosaggio corretto. Questo, secondo me, è molto importante, ci fa capire come la via di somministrazione e la facilità di accesso e di utilizzo di un farmaco sia fondamentale per risolvere problemi davvero importanti che richiedono rapidità, come può essere un'ipoglicemia severa. Lascio la parola al dottor Minuto per le conclusioni. Sì, ecco, come conclusioni possiamo dire certamente che il glucagone intranasale
ha un'efficacia farmacocinetica e farmacodinamica sovrapponibile a quella del glucagone intramuscolare. Chiaramente col vantaggio grosso che la somministrazione, la sua metodologia di somministrazione è molto più semplice. Questo certamente da un punto di vista sociale lo riteniamo un grandissimo vantaggio, perché io faccio l'esempio dell'informazione nelle scuole. Quando andiamo nelle scuole a informare il personale scolastico sulla gestione del bambino col diabete, quando si parla di glucagone, a volte questo crea grandissimi problemi. Quindi ci sono nel passato stati anche grandissimi rifiuti da parte del personale scolastico, interventi dei sindacati che non lasciano stare tranquilli i genitori, perché certamente lasciare un bambino a scuola, un figlio a scuola, dove gli insegnanti si rifiutano di prendere in considerazione l'idea di somministrare un farmaco salvavita, non è decisamente piacevole. Quindi il vantaggio sociale del glucagone endonasale è assolutamente scontato ed è una realtà che possiamo toccare tutti i giorni. Però per lasciare un messaggio positivo dobbiamo anche dire che l'utilizzo delle nuove tecnologie, quindi sia come monitoraggio in continuo della glicemia che come microinfusori, che sono ormai dei pancreas semi artificiali, noi abbiamo una decisa riduzione di questi episodi ipoglicemici gravi. E devo dire che anche alle riunioni del nostro gruppo di studio di diabetologi pediatri, sostanzialmente noi siamo sempre molto meno preoccupati dell'ipoglicemia. Quindi questi episodi ipoglicemici si stanno considerevolmente riducendo, quasi azzerandosi. Quindi insomma, da questo punto di vista voglio lasciare questo messaggio certamente molto positivo. Grazie Marta, grazie Nicola. In attesa di domande, certamente il messaggio più importante è che la presenza di questo farmaco, che può essere somministrato per via intranasale in qualunque condizione, anche di congestione nasale, eccetera, non da un professionista sanitario, è quello che fa anche un salto di qualità enorme, visto che le associazioni a livello nazionale hanno sempre fatto e si sono battute per avere la possibilità di un intervento sanitario a livello scolastico. Quindi questo francamente è un passo estremamente decisivo, in quanto non necessita l'intervento di un personale sanitario. Non so se ci sono delle domande, nel frattempo non li vedo, però come ho detto prima, magari se rimanete con noi, se non arrivano domande. Vedo una domanda di Ramona Tallone, che sì, ecco, una cosa che non abbiamo detto: al momento il farmaco deve essere acquistato dal paziente, costa circa 140 euro e ha una durata indicativamente di un paio di anni, poi sarà ogni singola regione, le regioni stanno cominciando a muoversi per poterlo avere gratuitamente, ed è 4 anni è il limite di età. Grazie Nicola per questa ulteriore informazione. A questo punto, se non ci sono domande, quindi ovviamente come ho detto i partecipanti possono lo stesso fare domande al quale potete rispondere al termine, passerei alla terza relazione. La terza relazione riguarda un altro farmaco che sicuramente cambierà l'approccio a una delle displasie, delle condrodisgenesie più frequenti nel bambino, ed è un farmaco che è stato approvato dall'FDA e dall'EMA agli inizi di novembre 2020. E siamo in fase di trattativa con l'AIFA per accelerare il percorso della prescrizione di questo farmaco alle famiglie che lo aspettano da molto tempo. Darei la parola quindi a questo punto ad Alessandro La Rosa per la presentazione di questo lavoro, e a seguito alla dottoressa Anna Allegri che segue questi pazienti. Grazie Alessandro. Grazie a lei, professor Magni. Si vedono le slide? Si vedono. Ok, perfetto. Allora, buon pomeriggio a tutti. Io oggi vi parlo di quella che mi piace definire come la pozione per diventare giganti. Ebbene, la crescita sembra essere il meccanismo più fisiologico e semplice possibile, ma in realtà è un processo estremamente complesso. Dal punto di vista fisiologico, l'osteogenesi avviene per due meccanismi: una forma di osteogenesi e ossificazione diretta,
cosiddetta anche ossificazione intramembranosa, che è tipica della vita embrionale in cui si ha sviluppo direttamente a partire delle cellule mesenchimali di tessuto osseo, che porterà allo sviluppo delle ossa piatte prevalentemente e delle clavicole, e l'ossificazione cosiddetta indiretta o impropriamente anche ossificazione endocondrale, che è tipica dello scheletro assile e appendicolare. Quest'ultima, come dice il nome stesso, proprio deriva, prevede appunto per poter permettere la crescita dell'osso, la conversione, la crescita, la proliferazione dei condrociti, che vanno incontro a meccanismi di maturazione, permettendo la posizione di nuova matrice ossea, localizzandosi a livello di quelli che sono definiti come piatti di accrescimento o metafisi di accrescimento. Questo meccanismo è estremamente complesso, seppur l'ho ridotto molto in parole semplici, ed è finemente regolato da dei pathway che agiscono con meccanismi di feedback sia positivo che negativo, con meccanismi anche di sinergia. Tra le varie molecole coinvolte nella regolazione, in particolar modo dobbiamo ricordare il peptide correlato al paratormone, il peptide naturetico di tipo C, le bone morphogenetic protein e, in ultimo, ma non di minore importanza, il recettore per il fattore di crescita dei fibroblasti. E in particolar modo, essendo così complesso il meccanismo, qualcosa può andare storto. E l'importanza proprio di quest'ultimo fattore, cioè dell'FGFR3, è dimostrata dal fatto che sue mutazioni sono correlate a forme di condrodisplasie che possono avere un range da forme estremamente lievi, come l'ipocondroplasia, fino a forme estremamente severe, che rappresentano della displasia tanatoforica. In mezzo di solito sta sempre, diciamo, la maggior frequenza, ed effettivamente la condroplasia è la forma intermedia di condrodisplasia conseguente a mutazione dell'FGFR3. Risulta essere la causa più comune di ipostaturalismo disarmonico, con una prevalenza alla nascita di 1 su 25.000 nati. Dal punto di vista clinico, questi pazienti hanno una bassa prognosi, hanno una scarsa prognosi staturale e necessitano di una presa in carico multidisciplinare che prevede il coinvolgimento, soprattutto nei primi mesi di vita, di quelli che sono gli esperti di neuroimaging e neurologi in relazione alla nota stenosi del forame magno tipica di questa condizione, e poi ovviamente una valutazione longitudinale sia di auxologi che di ortopedici, e in parallelo anche valutazioni dal punto di vista metabolico. Infatti, seppur questi pazienti presentano avere sostanzialmente una condizione di vita del tutto normale al di là della displasia scheletrica, in realtà stanno emergendo recenti dati che dimostrano che le anomalie metaboliche, soprattutto in senso di obesità, sembrano essere limitanti della qualità di vita, ma anche della lifespan. E com'è che si instaura questo meccanismo? Da cosa è causata la patologia? Ebbene, la mutazione di FGFR è alla base, ed effettivamente FGFR è il recettore che si localizza a livello dei condrociti ed è chiave per regolare i meccanismi di ossificazione endocondrale. In particolar modo, la via di traduzione del recettore FGFR3 prevede l'attivazione di due pathway differenti. Il primo è correlato all'attivazione di STAT1, che regola la proliferazione e la differenziazione dei condrociti. Il secondo invece prevede l'attivazione della via della MAP kinasi, che vede tra i vari mediatori, in particolar modo RAF, MEC ed ERK, che gestiscono la sintesi della matrice extracellulare. Mutazioni di non function, tipiche appunto della condroplasia, causano un'attivazione costitutiva di questo recettore, che comporta un blocco della proliferazione dei condrociti, i quali sono arrestati in fase tardiva G1S di transizione del ciclo cellulare, non andando incontro quindi a normale proliferazione. Inoltre, la mutazione comporta un'alterazione dei meccanismi di sintesi della matrice extracellulare. In particolar modo si ha una overespressione della ialuronsintetasi 3, che comporta la formazione di glicosaminoglicani di alto peso molecolare ed estremamente idratati, che quindi non permettono una correlazione e una corretta attivazione dei meccanismi di migrazione dei condrociti all'interno del piatto da crescimento. Insomma, quindi l'esito finale di questa mutazione comporta un completo sovvertimento dell'architettura e della funzionalità delle metafisi di accrescimento. Ma è questo l'unico il regolatore dei meccanismi di crescita ossea endocondrale?
Come accennavo velocemente all'inizio, sono molti i meccanismi correlati e che regolano il meccanismo di ossificazione endocondrale. Tra i tanti ho menzionato anche il peptide natriuretico di tipo C e la sua importanza effettivamente è stata descritta dal fatto che mutazioni nel recettore del peptide natriuretico di tipo C comportano forme di nanismo disproporzionato, in un certo qual modo simile, come vedete dall'immagine, alle forme di ipocondroplasia. Quindi a giustificare come comunque anche questo peptide sia coinvolto nella regolazione dell'ossificazione endocrinale. Ed effettivamente il CNV, seppur filogeneticamente un analogo del più noto peptide natriuretico atriale e del BNP, dal punto di vista pratico non agisce tanto sulla regolazione del sistema cardiovascolare quanto sulla regolazione dell'attività della proliferazione dei condrociti. E infatti il CNV, una volta legato sia al suo recettore, come vedete nell'immagine, determina l'attivazione della via della guanilato ciclasi che, aumentando i livelli di GNP ciclico, determina l'attivazione e la fosforilazione della proteina PKG2, la quale vi inviterei proprio a vedere come questa si vada ad inserire come controregolatore del pathway di trasduzione di FGFR della via della MAP chinasi, in particolar modo proprio andando ad agire sull'AF. Da qui quindi la grande intuizione. Ad oggi non esistono terapie gold standard per il trattamento della condroplasia e per questo è stato pensato di creare in laboratorio un analogo dotato di una coda aminoacidica di 39 aminoacidi, quindi più stabile e che permette la monosomministrazione quotidiana del CNT, denominato vosorotide. È stata quindi valutata l'efficacia di questo farmaco e il profilo di sicurezza in modelli murini mutanti per FGFR3 che ricordavano quindi le forme di acondroplasia umane. E i dati sono stati sorprendenti. Infatti l'utilizzo della somministrazione monodose quotidiana nei topi mutanti ha dimostrato effettivamente un miglioramento nella velocità di crescita di questi topini e con anche miglioramenti dal punto di vista dell'architettura istologica dei piatti di accrescimento. Infatti, come vedete nell'immagine a sinistra, l'architettura vedete che progressivamente si viene a ricostituire e il piatto di accrescimento viene di nuovo a essere regolare come dovrebbe essere fisiologicamente. E inoltre l'utilizzo di questo farmaco nel topo ha dimostrato anche un miglioramento di quelle che erano le disproporzioni che in un certo qual modo erano assimilabili alla condroplasia nell'uomo. Vi inviterei soprattutto a tenere presente il fatto che sono dati estremamente promettenti e siamo al 2012. Perché questi dati estremamente promettenti vengano poi portati nell'uomo deve attendere circa 7 anni. E infatti nel luglio 2019 sul New England Journal of Medicine è stato finalmente pubblicato il primo lavoro sul trattamento di pazienti acondroplasici col peptide natriuretico di tipo C. Questo è uno studio di fase 2 che quindi ha come scopo principalmente valutare la tolerability e la safety del farmaco ed è stato inoltre improntato proprio per valutare la dose finding, cioè il dosaggio ottimale a cui somministrare il farmaco. Il disegno dello studio ha previsto l'arruolamento di 35 pazienti, i quali sono stati inizialmente seguiti per un follow-up di circa 6 mesi per valutare le condizioni stazionarie e la velocità di crescita individuale. Quindi i pazienti sono stati suddivisi in 4 coorti, a ciascuna delle quali è stato somministrato un dosaggio progressivamente maggiore di farmaco, rispettivamente la prima coorte di 2,5, la seconda coorte 7,5, la terza 15 e la quarta 30 microgrammi pro chilo di farmaco. L'endpoint primario era valutare ovviamente la safety e la tolerability del farmaco a 6 mesi e in tutte e 4 le coorti il farmaco si è dimostrato effettivamente essere sicuro, dando soltanto lievi reazioni avverse nessuno aveva sviluppato degli anticorpi inibitori dell'attività del farmaco. Inoltre a 6 mesi è stato anche valutato, utilizzando come controllo storico la velocità di crescita di ogni individuo, se la somministrazione di vosorotide determinava un miglioramento nella velocità di crescita. E quello che si è evidenziato è che nella coorte 3 e 4, quindi a dosaggio più elevato, si aveva un aumento della velocità di crescita. Mentre nelle coorti 1 e 2 l'aumento della velocità di crescita non era statisticamente significativo. Pertanto lo studio è proseguito per ulteriori 18 mesi, aumentando il dosaggio del farmaco progressivamente sia nella coorte 1 che nella coorte 2, fino a portarlo a 15 microgrammi per chilo.
Alla fine dello studio, 24 mesi, quindi totale di osservazione, si è confermato il profilo di safety e tolerability del farmaco e si evidenziava che effettivamente l'utilizzo del vosorotide determinava un aumento della velocità di crescita nelle coorti sia trattate a 15 che a 30 microgrammi per chilo, senza però un netto beneficio nel trattamento a un dosaggio più elevato. Pertanto si concludeva che era accettabile e più sicuro somministrare il farmaco al dosaggio di 15 microgrammi per chilo. E un anno dopo, quindi a settembre del 2020, finalmente abbiamo la pubblicazione di quello che è lo studio più importante sul Lancet, che è uno studio di fase terza dove viene valutata l'efficacia del farmaco, del vosorotide, nel determinare un aumento della velocità di crescita nei pazienti acondroplasici rispetto al placebo. È un trial clinico randomizzato in doppio cieco che ha coinvolto 24 centri differenti in 7 stati. I pazienti, per poter essere candidabili e arruolabili nello studio, dovevano avere diagnosi genetica di malattia ed avere la possibilità di un follow-up ambulatoriale. Venivano esclusi dall'arruolamento pazienti che avevano già metafisi chiuse al momento della valutazione, che avevano una chirurgia di allungamento degli arti in programma a breve termine o che presentavano quadri di apnee ostruttive importanti. Inoltre sono stati anche esclusi pazienti che potevano avere altre patologie, come per esempio problematiche respiratorie, che potevano in qualche modo inficiare loro stesse sulla crescita dell'individuo. In conclusione, quindi, sono stati arruolati 121 pazienti, i quali sono stati valutati per una fase preliminare osservazionale di circa 6 mesi per valutare appunto la velocità di crescita in condizione prive di trattamento. Quindi i pazienti sono stati poi randomizzati in due gruppi con equa distribuzione per sesso e anche per stadio di Tanner, con un totale, diciamo, che non eccedeva il 20% in ciascun gruppo di Tanner superiore allo stadio 1, randomizzando quindi 61 pazienti a trattamento con placebo e 60 pazienti a trattamento con vosorotide. Inizialmente i pazienti sono stati valutati a 1, 2, 3 e 10 giorni dall'inizio del trattamento, eseguendo un addestramento del caregiver per poter eseguire il trattamento con vosorotide sottocutaneo quotidiano a domicilio. Quindi, una volta che sia stata evidenziata una sostanziale buona compliance e tollerabilità del farmaco, e si sono diradati le valutazioni e sono stati valutati i pazienti quindi a 6 settimane, quindi a 3, 6, 9 e 12 mesi. I risultati cosa hanno portato e cosa hanno dimostrato? L'endpoint primario è stato la valutazione di un aumento della velocità di crescita nei pazienti trattati con vosorotide rispetto a placebo. E come vedete nell'immagine a destra, effettivamente a 52 settimane dal trattamento, quindi a un anno, i pazienti trattati con vosorotide rispetto al placebo presentavano una velocità di crescita annuale di 1,57 cm in più, con un p-value decisamente statisticamente significativo. Come endpoint secondari sono stati valutati variazioni dello Z-score dell'altezza rispetto al baseline e anche in questo caso i pazienti trattati con vosorotide presentavano un aumento di 0,28 deviazioni standard rispetto all'altezza di base, quindi con un p-value statisticamente significativo. Il secondo endpoint secondario era l'eventuale valutazione di una variazione dei rapporti tra il segmento superiore e l'inferiore, che purtroppo però non ha dimostrato un beneficio il trattamento con vosorotide rispetto a placebo. Parallelamente è stato ovviamente anche valutato sempre il profilo di safety, tolerability e immunogenicità del farmaco, confermando quanto già gli studi precedenti avevano evidenziato. Quindi, in conclusione, il vosorotide si è dimostrato, in quanto analogo del CNP, in grado di poter determinare un aumento della velocità di crescita e un aumento dello Z-score dell'altezza nei pazienti acondroplasici trattati con un dosaggio di 15 microgrammi per chilo.
Vosorotide ha dimostrato avere un profilo di safety elevato, in particolar modo non si sono evidenziati variazioni pressoriche, che erano il principale punto cardine che, se in quanto il vosorotide è analogo del peptidi natriuretici, si pensava potesse causare delle ipotensioni severe. Invece in questi casi è stato dimostrato e ha confermato che il vosorotide agisce specificatamente proprio sulla via di controllo della ossificazione per via endocondrale. Non ha causato un miglioramento nelle disproporzioni, ma c'è anche da dire che un limite dello studio è che è stato eseguito soltanto, diciamo, un follow-up per un anno. Probabilmente serve un follow-up molto più lungo e quindi un trattamento prolungato per poter evidenziare dei miglioramenti sulle disproporzioni. In considerazione di quanto detto finora, quindi vosorotide sembrerebbe essere il trattamento ad oggi più promettente, battendo quello che era anche il gold standard, diciamo, disponibile in Giappone, che è l'ormone della crescita e che, ripeto, era soltanto approvato in Giappone. Per quanto riguarda il miglioramento sulla qualità di vita, in realtà non vi sono dati disponibili, in quanto in particolar modo i studi sulla qualità di vita nei pazienti acondroplasici dimostravano che una delle principali limitanti non era tanto la statura, quanto le complicanze mediche ad essa correlata. E non sapendo se il farmaco determina un miglioramento dal punto di vista delle condizioni mediche, purtroppo non sappiamo se questo ad oggi può avere un'efficacia, però sicuramente è promettente. E proprio parlando di ciò che può essere promettente, quindi dando uno sguardo al futuro, vorrei concludere riportandovi anche quelli che sono gli altri farmaci che sono in fase di studio in questo momento, in particolar modo il TransCon CNP, che è una forma particolare modificata di analogo del peptide natriuretico, che permette la somministrazione settimanale, quindi potrebbe essere vantaggioso per una maggior compliance, e l'inibitore di attilosinchinasi, che invece hanno paternità italiana, che attualmente sono in fase di arruolamento per uno studio di fase 2. Di cui di seguito vi riporto la bibliografia per eventuali ulteriori approfondimenti, e sperando di non avervi annoiato, vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Alessandro della tua presentazione. In attesa della dottoressa Allegri, volevo solo fare cenno di come la medicina traslazionale ci mette parecchio tempo. Il gene per l'FGFR3 è stato scoperto nel 1994 e lo studio di fase 1 è partito nel 2014, quindi 20 anni per riuscire a trovare un farmaco che possa affrontare una condizione complessa. Non so se Anna è... Sì, ok, ti do la parola in attesa di anche di magari di domande da parte dell'audience. Pronto? Non vediamo il diapositivo. Aspetta un attimo. Vediamo se riusciamo a fare il file. Condividi il file. Arrivo. La difficoltà. Vediamo se le trovo. Aspetta un attimo, sono qua. Si fate scaricare. Lo vedi visibile il tasto share, no? Sì, sì, grazie. Ok, dovrebbe essere andato adesso. Ok, okay. Allora, buongiorno a tutti. Allora, come ha detto Alessandro, che ringrazio, la acondroplasia ovviamente ha una terapia, in quanto non è solo la statura la acondroplasia, ma come sappiamo è un insieme di problematiche correlate appunto a questi difetti di ossificazione. Ci sono voluti anni appunto per arrivare alla terapia, ci sono voluti anni anche arrivare a delle guida per riuscire appunto a gestire la complessità di questa problematica. L'importanza di avere a questo punto una terapia ci consente sicuramente sull'aspetto crescita di
avanti qua, così. Aspetta un attimo. Comunque, sull'aspetto città, sicuramente questa terapia si è data promettente in base agli studi, e noi come Auxology dovremo monitorare tempo, la velocità di crescita, la eventuale correzione della disproporzione che lo studio di fase 3 non ci ha permesso di evidenziare in maniera oggettiva, perché verosimilmente altri 12 mesi, ma vedremo, ma non ci dovremmo concentrare solo sulla bassa statura, ma su tutto ciò che è la condroplasia nel suo complesso, cioè relativamente alle complicanze, alla comorbidità. In particolare noi abbiamo molti aspetti aperti, tra cui i primi sono dati per precoci come comorbidità dalla stenosi del forame magno. Dovremo monitorare quanto questa terapia permetterà di migliorare anche questa problematica, allo stesso tempo l'obesità, l'allungamento, le deformità scheletriche ortopediche, cioè il ginocchio varo, il varismo tibiale, l'instabilità articolari, l'allungamento lineare dovrebbe venire anche l'obesità, ma tutto questo è un libro da scrivere che grazie alla terapia può anche monitorare molto meglio con dei trial controllati. E questo è un messaggio di attenzione ulteriore nella presa in carico, grazie anche alla vita della terapia, di quelle che sono le comorbidità correlate alla terapia. Io volevo anche ringraziare, perché voi potete immaginare quanto la passione a condroplasia italiana mondiale era in attesa dal 2012, dal lavoro della francese, si aspettava che finalmente un farmaco che era dimostrato promettente sul topo potesse essere utilizzato anche su uomo, e finalmente adesso è fruibile. E oltretutto non è l'unico, però questo è quello che sarà il primo a velocemente essere a disposizione. Grazie Anna, vorrei solo ricordare che questa condizione in realtà implica una mortalità 10 volte superiore nell'adulto per complicanze cardiovascolari, molte legate a comorbidità della malattia stessa. Ma non abbiamo certo tempo per discuterne. In attesa della dottoressa Giaratana, chiederei a Marta Bassi, se è ancora collegata, di rispondere alla domanda: vista la latenza del glucagone endonasale, nelle forme gravi di ipoglicemia con perdita di coscienza, va bene comunque? Marta, ci sei ancora? Sì, ci sono. Ok. Allora, sì, naturalmente va bene, se ho capito bene la domanda, se no ripetetemela, naturalmente va bene anche nei casi di perdita di coscienza, perché naturalmente siccome il prodotto viene assorbito in maniera passiva a livello della mucosa nasale, non c'è nessuna necessità di collaborazione da parte del paziente, quindi è assolutamente adeguato. Era questa Marta la domanda, quindi grazie. A questo punto passerei la parola all'ultima relazione, che vede la dottoressa Maria Carla Giaratana presentando un lavoro che è stato su un farmaco che è stato approvato dall'FDA il 30 settembre ed è quello della terapia con idrocortisone granuli nell'età pediatrica, in una condizione dove la terapia in eccesso può determinare problematiche e in difetto può causare una mortalità ancora elevata. E il tutor è la dottoressa Flavia Napoli. Maria Carla, a te la parola. Un attimo solo.
Deve attivare il microfono, che mi risulta ancora spento il suo microfono. Allora, il microfono adesso dovrebbe essere attivato, se mi date una conferma, invece non riesco ad attivare il video, però ci provo un attimo. Ok. Confermo, allora, che la sentiamo e la vediamo anche. Ok, benissimo. Buonasera a tutti, grazie per la presentazione. Io vi presenterò un lavoro che è stato recentemente pubblicato in merito ad una nuova formulazione farmaceutica di idrocortisone nel trattamento dei bambini affetti da iperplasia surrenale congenita e in generale da insufficienza surrenalica. Non vanno avanti le slide, scusate. Sì, perché ha condiviso il file, quindi il file dovrebbe far andare avanti con il menu, diciamo, che c'è a sinistra, dove c'è anche la lavagnetta ingrandisci. Se vuole farlo come presentazione, deve condividere l'applicazione, quindi aprire il file sotto il computer, diciamo sotto il Webex, e poi condividere l'applicazione scegliendo proprio il suo file. Un attimino, scusate. Vai avanti da qua. Capito. Non so se vanno. Così si vedono. Noi vediamo la prima diapositiva adesso. Faccio andare avanti. Ok. Così, perfetto, questa è diciamo, la metodologia corretta. Ok, allora la principale causa di insufficienza. Può metterla a tutto schermo, così la vediamo meglio. La principale causa di insufficienza surrenalica nei bambini piccoli è l'iperplasia surrenale congenita. In questa patologia la mancanza di uno degli enzimi coinvolti nella steroidogenesi surrenalica determina la mancata produzione di alcuni ormoni che vanno a valle del deficit enzimatico, quindi in questo caso dell'aldosterone e del cortisolo. In particolare bassi livelli di cortisolo determinano poi, per un meccanismo a feedback negativo, un'aumentata produzione da parte dell'adenoipofisi della CTH, che a sua volta determina un'iperplasia surrenalica con conseguente aumentata sintesi degli ormoni androgeni a partire da quei precursori situati a monte del blocco enzimatico. Questo processo clinicamente si traduce in tre differenti processi clinici: una sindrome adrenogenitale classica con perdita di sali, in cui vi è un deficit enzimatico completo che, oltre a determinare la virilizzazione dei genitali esterni dovuta all'iperandrogenismo, determina dei gravi squilibri elettrolitici dovuti all'assenza totale dell'attività sia del cortisolo che dell'aldosterone. Una seconda forma di sindrome adrenogenitale virilizzante semplice, in cui vi è un deficit enzimatico parziale che determina una residua attività aldosteronica che riesce comunque a compensare l'equilibrio elettrolitico. E infine un'ultima forma più lieve di sindrome adrenogenitale non classica, che in genere si manifesta nei bambini più grandi o in epoca peripuberale, oppure può essere del tutto asintomatica. In questa patologia, quindi, i bambini necessitano di effettuare una terapia salvavita e sostitutiva con glucocorticoidi, nello specifico con idrocortisone, ad un dosaggio raccomandato proprio per la patologia di iperplasia surrenalica di 10-15 mg metro quadro al giorno, suddivisi in 3-4 somministrazioni giornaliere. Tuttavia non esistono delle formulazioni pediatriche specificamente studiate per le fasce di età più piccole. E infatti le opzioni terapeutiche al momento disponibili non riescono, diciamo, a sviluppare una dose specifica di idrocortisone. Inoltre le famiglie lamentano anche problemi nella reperibilità o nella conservazione del farmaco, e le formulazioni galeniche sono esse stesse causa di variabilità tra i dosaggi di idrocortisone. Inoltre anche la pratica di diluire le compresse da 10 mg in acqua non si è dimostrata allo stesso modo, diciamo, efficace, potendo determinare degli errori.
Fino al 2018 la più bassa concentrazione di idrocortisone era costituita dalle compresse da 10 mg in Europa e di 5 mg negli Stati Uniti. Alkindi è una nuova formulazione pediatrica di idrocortisone ad immediato rilascio, approvato ed indicato proprio per la terapia dell'insufficienza surrenalica nell'età pediatrica. Consiste infatti di granuli multiparticellari rivestiti dai eccipienti che ne mascherano il sapore amaro e quindi le rendono più palatabili e di cui è stato dimostrato un buon assorbimento. Quindi si prestano bene alla terapia dell'insufficienza surrenalica in neonati, lattanti e bambini piccoli, essendo disponibili in piccoli dosaggi unitari e anche a concentrazioni crescenti di 0,5, 1, 2 e 5 mg. Questa diapositiva mostra le modalità di somministrazione del farmaco, così come spesso vengono illustrate dalla nostra infermiera educatrice al caregiver. In particolare, come vedete, dopo essersi accertati che il genitore abbia ben compreso il dosaggio del farmaco, così come scritto sulla parte superiore della capsula, è necessario svitare delicatamente la capsula, quindi versare i granuli di idrocortisone sulla lingua del bambino. In alternativa si possono versare i granuli direttamente su un cucchiaino oppure distribuirli in un cibo morbido e cremoso e offrire direttamente il cibo al bambino entro 5 minuti. Per poter approvare il farmaco è stato effettuato uno studio prospettico della durata di 2 anni e mezzo che ha arruolato bambini di età compresa tra i 0 e i 6 anni affetti da insufficienza surrenalica. Nello specifico sono stati arruolati 18 pazienti, dei quali 17, 8 femmine e 9 maschi affetti da iperplasia surrenale congenita e un paziente maschio affetto da ipotiroidismo. Nel momento dell'ingresso in studio i bambini avevano tutti un'età inferiore ai 6 anni, avevano già una diagnosi certa di insufficienza surrenalica ed erano già in terapia sostitutiva con idrocortisone. Presentavano inoltre un adeguato stato di idratazione e nutrizione e i genitori avevano dichiarato di aver ben compreso le condizioni dello studio e quindi avevano dato il loro consenso in formato scritto. Tra i criteri di esclusione vi erano segni clinici in atto di infezione acuta, la presenza di febbre, la presenza di crisi surrenalica o qualsiasi condizione in generale medico-chirurgica capace di latentizzare una crisi surrenalica, oltre che l'incapacità del bambino ad assumere una terapia orale. I pazienti sono stati arruolati in 3 coorti, la prima coorte contenente 9 bambini di età compresa tra i 2 e i 6 anni, la seconda coorte contenente bambini più piccoli di età compresa tra i 2 mesi e i 2 anni e una terza coorte comprendente 3 bambini in epoca neonatale. Durante gli anni ai bambini è stato somministrato lo stesso dosaggio di idrocortisone, cambiando però, passando per farmaco, da una formulazione convenzionale ai granuli di idrocortisone. Le prime 3 visite sono state effettuate mensilmente, seguite quindi da un follow-up trimestrale e ad ogni visita è stata effettuata una visita ossologica completa, comprensiva anche dei parametri pressori e di un accurato stadio puberale. La terapia è stata quindi adeguata basandosi sui profili trimestrali di 17 idrossiprogesterone salivare effettuato prima di ogni dosaggio di idrocortisone per 2 giorni consecutivi. Quando ciò non è stato possibile è stato effettuato un campione ematico. Questa diapositiva mostra i criteri che sono stati attuati per modificare la terapia sulla base del range di riferimento scelto del 17 idrossiprogesterone salivare. In particolare, a seconda dell'orario in cui veniva effettuato il prelievo salivare e a seconda di quanto il valore di 17 idrossiprogesterone si discostasse dal range di riferimento, la terapia poteva essere incrementata in caso di sottodosaggio o viceversa ridotta in caso di ipertrattamento, utilizzando comunque sempre per le variazioni la più piccola dose disponibile, ovvero quella da 0,5 mg oppure nei bambini più grandi da 1 mg. Le dosi di idrocortisone sono state cambiate in 40 su 150 visite, 32 volte delle quali basandosi sui profili salivari e 8 su un profilo ematico. Come vedete, dalla prima all'ultima visita, quindi dopo i 2 anni e mezzo dello studio, complessivamente in tutte e 3 le coorti si è assistito ad una riduzione
del dosaggio di idrocortisone giornaliero medio, con un buon controllo comunque della patologia. Inoltre, grazie alla disponibilità di diversi dosaggi, è stato possibile anche diversificare i tre dosaggi giornalieri dell'idrocortisone, soprattutto nei bambini più grandi dell'ultima fascia di età, che hanno necessitato di maggiori dose di idrocortisone al mattino e alla sera. Questi sono i risultati dello studio, ovvero i granuli di idrocortisone non hanno mostrato interferire con la crescita dei bambini, non essendosi infatti verificati dei trend di accelerazione o decelerazione dalla curva di crescita. L'unico paziente di fatto che ha mostrato una depenalizzazione dalle curve di crescita era affetto anche da un'ipoplessia renale congenita che poteva giustificarne il quadro. Inoltre non si sono verificati eventi avversi gravi, in particolare in totale si sono registrati 193 eventi avversi, in 172 dei quali è stata incrementata e raddoppiato quindi il dosaggio dell'idrocortisone, e soprattutto non si sono verificate crisi surrenaliche, essendo comunque la maggior parte degli eventi correlati alle comuni affezioni pediatriche di quelle fasce di età, quindi episodi febbrili, infezioni gastrointestinali o infezioni delle vie aeree. Comunque sia, in tutti i casi nessun evento è stato correlato ai granuli di idrocortisone, quindi ad uno scarso controllo della terapia. Quindi in conclusione, questo più grande studio interventistico effettuato su neonati, lattanti e bambini piccoli, la disponibilità di una piccola dose unitaria da 0,5 mg ha permesso di variare la dose giornaliera da 0,5 a 10 mg, quindi consentendo di personalizzare i dosaggi giornalieri. Infatti nel 21% dei casi è stata utilizzata proprio il dosaggio di 0,5 mg. Nonostante i relativi bassi dosaggi, il controllo della malattia si è mostrato buono, come è stato dimostrato dal buon accrescimento dei bambini e dal mancato verificarsi di crisi surrenaliche. Nell'arco dei 2 anni e mezzo la dose media di idrocortisone è rimasta stabile entro il range raccomandato per l'iperplasia surrenale congenita, e in particolare alla fine dello studio tale dosaggio si collocava al limite inferiore del range raccomandato. In conclusione, i granuli di idrocortisone rappresentano ad oggi un trattamento efficace per l'insufficienza surrenalica nei bambini, consentendo di effettuare dei dosaggi personalizzati e individualizzati. E adesso lascio la parola alla mia relatrice, dottoressa Napoli, per le conclusioni. Buonasera a tutti, grazie Maria Carla per la chiarissima presentazione, ho veramente poco da aggiungere, volevo solo sottolineare il fatto che l'idrocortisone sia il gold standard per la terapia dell'insufficienza surrenalica nelle sue varie forme, centrale o primaria. E è una terapia salvavita. Purtroppo negli ultimi 60 anni ci sono state poche innovazioni per quanto riguarda la terapia sostitutiva con idrocortisone, e anche noi sappiamo che la sospensione della terapia, ma anche solo un dosaggio troppo basso o il mancato adeguamento della posologia a situazioni di stress come la febbre o altri stress di tipo fisico soprattutto, comportino un elevato rischio di ipotensione, ipoglicemia fino allo shock e anche all'exitus. Quindi è molto importante che vengano utilizzate dosi appropriate di terapia sostitutiva, appunto per evitare sia l'ipoglicemia e la crisi surrenalica associate alla bassa dose utilizzata, ma anche alla soppressione della crescita, quindi al ridotto potenziale di crescita, alla riduzione della statura definitiva, l'ipertensione arteriosa che spesso vediamo nei nostri pazienti affetti da sindrome adrenogenitale. L'uso di farmaci galenici o peggio ancora di diluzioni fai da te o preparazioni fai da te può portare nel breve termine al rischio di crisi surrenalica per un basso dosaggio e nel lungo termine comunque una compromissione della crescita e alle complicanze di cui accennavamo prima, soprattutto nei bambini molto piccoli come i neonati e lattanti che hanno necessità di dosi basse, di adeguamenti piccoli, di piccoli step di adeguamento della dose. Inoltre le dosi, le galeniche anche se preparate da farmacie autorizzate non sono soggette agli stessi controlli a cui sono invece obbligate
le case che producono i farmaci autorizzati dalle agenzie regolatrici, per cui comunque la qualità e soprattutto la percentuale del farmaco può non essere costante nella stessa preparazione preparata più volte dalla farmacia. Le diluizioni, la pratica di diluire una compressa in tot ml di acqua e somministrare una percentuale proporzionale alla dose richiesta non è approvata dalla Farmacopea e dall'AIFA e siccome la maggior parte dei farmaci non sono idrosolubili, può dare origine a una sospensione non omogenea e quindi a un rischio di una sovra o sottotrattamento. Inoltre l'idrocortisone, che è appunto il gold standard per la terapia, è un farmaco estero, quindi con alcune problematiche di approvvigionamento, anche se facilmente superate, mentre questa nuova formulazione è a disposizione in commercio in Italia. Non ha necessità di preparazione specifica e neanche di refrigerazione. È, come abbiamo visto da questo studio, ma anche da altri, sicura, efficace ed è ben accettata dai pazienti. Sicuramente lo spunto che ci ha dato questo lavoro è quello di trovare un marcatore facile come il 17-idrossiprogesterone salivare dosato 3 volte al giorno prima della somministrazione per adeguare la posologia. Questo è facile nell'insufficienza surrenalica perché abbiamo un marcatore ematico salivare che sia assieme ai marker clinici come la crescita, la pressione arteriosa, eccetera, la glicemia e altri parametri. In altre condizioni non ci sono degli indici che ci dicono che la nostra terapia è adeguata, se non quelli clinici, per cui sicuramente sarebbe utile cercarli questi marcatori al fine di evitare complicanze a lungo termine. Grazie a tutti. Grazie Flavia, grazie Maria Carla. Siamo giunti al termine di questa sessione sulla revisione della letteratura e, come ho detto all'inizio, abbiamo scelto le novità terapeutiche che ci accompagneranno per i prossimi tanti anni ed era importante che l'audience avesse un'idea di quello che sta succedendo in questo mondo e credo che ci saranno occasioni per condividere ovviamente altre informazioni a riguardo e credo che tutti quelli che hanno partecipato sono disponibili, siamo disponibili a dare dei chiarimenti a riguardo per i nostri colleghi. Se non ci sono ovviamente domande, non so se ci sono. Sì? Ci sono domande? No, non mi sento. Volevo approfittare ovviamente al termine di questa relazione per ringraziare tutti i medici in formazione che hanno lavorato insieme ai loro tutors, ringraziare tutti i partecipanti che oggi sono stati con noi per un'ora e mezza, ringraziare Michele Pescio per il supporto e la segreteria organizzativa con la dottoressa Kosulic. Ringraziare il comitato scientifico, ovviamente dandovi un appuntamento nel 2021 con un programma che riceverete sperando in una partecipazione continua a questi eventi. Volevo ovviamente approfittare anche per augurare a tutti voi buone feste, malgrado le difficoltà. E sono convinto che il 2021 non sarà un anno bellissimo, ma sicuramente migliore del 2020. Non so se qualcuno, se Angelo vuole dire qualcosa. Professore, nel frattempo apro il sondaggio. Ricordo a tutti che questa edizione, visto che è l'ultima diciamo, delle 3 serie per il 2020, ci sarà anche il test di gradimento. Quindi prima, in questo momento, apro il test di apprendimento, sempre per il discorso CM, e poi sarà quello di gradimento. Ora 5 minuti per quello di apprendimento, lo apro in questo momento. Giusto per riferirsi un minuto, giusto per un saluto, per associarmi agli auguri per le prossime festività che vi ha già rivolto il professor Magri, ma soprattutto vorrei complimentarmi con lui e con i suoi collaboratori per un seminario davvero splendido.
che certamente tutti noi abbiamo apprezzato e abbiamo goduto anche, perché si gode anche di queste cose, di questi aggiornamenti scientifici. Abbiamo visto come il campo dell'endocrinologia si stia rivoluzionando, un po' come è successo anche qualche anno fa anche per la reumatologia. Le nostre sottospecialità stanno cambiando moltissimo in virtù di questi nuovi progressi terapeutici. Sono rimasto soprattutto colpito, come ho già detto, dalle nuove terapie per il rachitismo ipofosfatemico. Ce ne occupavamo ai tempi di Pavia, quando seguivamo la nefrologia. Io ricordo tanti casi di bambini che ricevevano trattamenti 5-6 volte al giorno con i fosfati senza poi avere dei risultati apprezzabili. Direi che veramente questi progressi ci colpiscono tutti e ci fanno pensare come la medicina del futuro sarà una medicina straordinariamente efficace. E quindi anche è un messaggio importante anche per i giovani, che certamente approfitteranno molto più a lungo di queste nuove scoperte. Quindi grazie ancora a tutti voi, davvero, ci avete regalato un seminario fantastico. Buona serata a tutti.